La comunità di Casale Monferrato ha accolto con un lungo applauso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita nella città simbolo della lotta all'Eternit. Il Capo dello Stato è arrivato in questa fetta di Piemonte per stringere personalmente la mano a quanti, con coraggio e grande dignità, hanno portato avanti la battaglia della giustizia contro l'amianto prodotto dal colosso di proprietà di Stéphane Schmidheiny e Jean-Louis Descartier. E di mani Mattarella ne ha strette tante, recandosi prima alla scuola dell'infanzia Verde Blu, intitolata a Luisa Minazzi, storica attivista tra i fondatori di Legambiente a Casale, stroncata dal mesotelioma pleurico all'età di 58 anni. Poi passeggiando insieme alle massime autorità e alla popolazione in mezzo al verde del parco Eternot. Sono stati i bambini ad accogliere a tutti gli effetti con una canzone il presidente. Loro sono il futuro e giocheranno in quei giardini costruiti sulle ceneri dell'ex fabbrica della morte. Tra le persone con cui lo scambio di parole è stato più fitto c'erano i rappresentanti di AFEVA, l'associazione dei familiari e vittime dell'amianto, in primis Romana Blasotti Pavesi, colei che, come molti altri, è rimasta profondamente segnata dalla fibra killer, perdendo quasi tutti i suoi cari. Ha chiesto al presidente di non dimenticare Casale, una città che ha sofferto tanto e che ora è impegnata più che mai a risorgere e a guardare al futuro.